Ciao ragazzi, bentornati sul canale di MCA, Mondo Carriera Allenatore. Io sono sempre Andre e oggi siamo qua con un nuovissimo episodio della top 10 di una determinata nazionalità. Oggi siamo qua con gli uruguagi, con l'Uruguay. Giocatori famosissimi, come dice Adani, per la garra charrua. Ma non perdiamo tempo e andiamo subito a vedere questa top. Non ci sono portieri e quindi iniziamo col primo difensore centrale, Ronald Araujo. Giocatore del Barcellona, 21enne, al limite dell'età dei talenti. 69 di overall per lui di base per arrivare a 81, quindi buoni punti crescita. Iniziamo un po' così e così, ma neanche male. Due mosse abilità, 3 di piede debole, 1,88 per 91 kg, quindi bello grosso, bello pesante, 3,2 milioni di valore e 33.000 euro settimanali. Ovviamente è al Barcellona, quindi come valore magari non chiede tanto, ma come soldi li chiede. Ma andiamo a vedere le statistiche, perché è grosso, è pesante, ma come potete vedere è veloce, perché 65 di accelerazione, 68 di aggressività, 70 di velocità scatto, insomma neanche male. Insieme a un 79 di forza e un 72 di elevazione lo rendono veramente importante, sia in velocità se l'attaccante dovesse scappare via, ma anche bello pesante, bello tosto fisicamente, da superare anche per attaccanti un po' meno veloci ma più forti fisicamente. Comunque vediamo che ha anche un 64 lettura difensiva, un 77 di precisione di testa, 72 contrasti in piedi. Ragazzi, è un grandissimo difensore. In più gioca al Barcellona, quindi la scuola non è male, ha 3 di debole, quindi può anche giocare bene la palla. Insomma, assoluto campione questo Ronald Araujo. E non partiamo tanto forte con l'overall, ma partiamo forte col giocatore. Secondo giocatore, Santiago Cartagena o Cartagena, non lo so, facciamo che lo chiamiamo Santiago, così siamo tutti d'accordo. Può fare il mediano, la mezzala, oltrequartista, 17enne, quindi giovanissimo il ragazzo. 62 di overall per lui per arrivare a 82, 20 punti crescita per il 17enne uruguaiano. 1,76 per 73 kg, quindi bassettino, ma sarà come al solito uno che legna. 1 milione di valore e 500 euro settimanali, pochissimo per questo ragazzo. Due mosse abilità, 3 di piede debole, che in mezzo al campo, siccome può fare anche la mezzala trequartista, non le vedo molto bene. E andiamo a vedere un po' le statistiche in generale: 67 accelerazione, 69 velocità scatto, equilibrio 76, agilità 60. Insomma, diciamo che anche vedendo queste caratteristiche di potenza tiro 49, tiro dalla distanza 35, finalizzazione 43, direi che è buono come mediano. E basta, massimo ragazzi, mezzala, ma mezzala che rimane lì, perché se va davanti alla porta, insomma, fa fatica, eh? Quindi diciamo che lo lasciamo lì dietro come mediano, va bene. Terzo giocatore di oggi, Facundo Pellistri. Esterno destro o ala destra, 18enne del Manchester United, 71 di overall di base per lui, per arrivare a 87, ragazzi. Iniziamo a fare le cose in modo serio e diventare molto importanti. 4 milioni e 8 di valore, 19.000 euro come stipendio settimanale per un ragazzo, ricordiamo che arriva a 87 di potenziale. E guardate che statistiche bellissime: 79 di accelerazione, 82 di velocità scatto, 83 agilità, 76 equilibrio, 75 elevazione, resistenza 75, valori base di tutto rispetto. Anche un 68 di potenza tiro, finalizzazione 60, che non è poco, tiro dalla distanza 61. Comunque, se non volete farlo giocare sull'esterno perché preferite esterni più veloci e più rapidi, lo mettete lì sulla tre quarti, che fa assolutamente la sua. Ha comunque un 3 di debole, un 3 di mossa abilità, una visione a 64, insomma trequartista se non lo volete far giocare esterno, di tutto rispetto. Altro esterno destro, che lui però può fare anche l'esterno sinistro perché comunque ha 3 di debole e 3 di mossa abilità, a 84, anche per lui tantissimi punti crescita, che supera l'80 questo 18enne uruguaiano. 2 milioni e 2 di valore, 1000 euro come stipendio settimanale e una clausola rescissoria di 4 milioni e 9, quindi neanche tanto, detto proprio sinceramente. 81 accelerazione, 76 velocità scatto, 77 agilità, 84 equilibrio sono sicuramente i suoi valori migliori. È comunque un esterno, ha un buon controllo palla, ha un buon cross, ha una buona potenza tiro, un buon dribbling. Insomma, anche lui, se preferite esterni un po' più veloci, un po' più rapidi, anche lui potrebbe essere un trequartista. Però a confronto di questo ragazzo qua di Facundo Pellistri, la vedo dura far giocare questo Cristian Oliveira. Però è comunque un'altra soluzione che ha comunque dei buoni punti crescita. Altro esterno destro che può fare l'esterno sinistro, ma anche all'evenienza la mezzala, giocatore dell'Atletico Madrid, Juan Manuel Sanabria. 66 anche per lui di overall di base per arrivare a 82, quindi un po' meno di Oliveira, però è un giocatore all'Atletico Madrid.
Madrid, quindi qualche potenzialità in più probabilmente ce l'avrà. Anche lui è bassettino, 1,73 per 70 kg, lui è mancino rispetto agli altri giocatori che abbiamo visto fino adesso. 2 milioni e 2 di valore, 9.200 euro settimanali, 5 milioni e 9 come clausola recessoria, quindi vale un pochino qualcosina in più di Oliveira, anche se ha meno punti crescita. Però guardiamo le statistiche, è comunque un giocatore simile a Oliveira e Pellistri: 78 di accelerazione, 73 velocità scatto, agilità 76, equilibrio 78, un buon cross, un buon controllo palla, un po' meno di potenza tiro, insomma. Sulla carta, diciamo così, sulla carta è un po' più scarsetto di Oliveira, sicuramente di Pellistri, perché Pellistri fino adesso abbiamo visto anche come punti crescita essere il migliore, però Oliveira a confronto di Sanabria è un po' più forte. Questo Sanabria qua probabilmente avrà altre caratteristiche se l'Atletico Madrid ha deciso di puntare su di lui. Ma arriviamo al giocatore, al talento top di questa classifica, ovvero Federico Valverde. Lo conosciamo tutti, mezzala del Real Madrid, 21 anni anche per lui, quindi al limite anche lui per l'età dei talenti, 83 di overall per lui che arriva a 90. 7 punti crescita, ma 7 punti crescita importanti perché arriva al 90. 3 mosse abilità, 4 di piede debole, vale un sacco di soldi, 73 milioni e 500 mila euro, 135 euro come stipendio settimanale, quindi giocatore che può essere acquistato da squadre che puntano veramente a vincere qualsiasi cosa e che hanno già una squadra strutturata e che gli serve soltanto un potenziamento a metà campo. Le statistiche sono fantastiche, fino adesso il giocatore praticamente più veloce che abbiamo visto, ed è una mezzala non un esterno: 82 di accelerazione, 89 velocità scatto, resistenza 86, freddezza 82, controllo palla 82, potenza tiro 80, tiro dalla distanza 81. Questo è un giocatore completissimo, dove lo mettete lo mettete, lui è un fenomeno, anche perché ha livello di intensità attacco alta, livello di intensità difensiva alta, quindi ragazzi è un tuttocampista, come direbbe Allegri, è un fenomeno questo ragazzo che vale tutti i soldi che chiede. Andiamo avanti con la nostra top, Santiago Rodriguez, un altro Santiago, ci sta, giocatore del Club Nacional de Football, 72 di overall di base per lui per arrivare a 85, buoni punti crescita, vi dico che è il terzo giocatore con potenziale più alto di questa top, il primo ovviamente Valverde, il secondo è Pellistri, quindi abbiamo già rivelato la top 3. COC, attaccante destro o attaccante sinistro, 4 mosse abilità, 3 di piede debole, finalmente forse un esterno che può essere appunto l'esterno che corre rapido, ma andremo a vederlo dopo. Per adesso guardiamo il valore, 5 milioni e 5 e 14.500 euro come stipendio settimanale, diciamo che neanche troppo. Andiamo a vedere le statistiche, anche lui è più lento di Valverde, anche lui 81 di accelerazione, 74 di velocità scatto, 86 di agilità. Insomma, l'Uruguay devo dire che fino adesso non ha esterni rapidi e veloci, è anche vero che questi sono valori base, quindi 81 di accelerazione, una volta arrivato al suo potenziale di 85 probabilmente potrebbe essere anche quasi un 90, però presi così sono tutti forse giocatori trequartisti più che esterni, e lui forse più di altri grazie alle 4 abilità, insomma non solo esterni ma probabilmente più come trequartisti questi giocatori dell'Uruguay. Ma andiamo avanti e abbiamo Leonardo Fernandez, un altro trequartista del Tigre, 21 anni anche per lui, 75 di overall di base per il ragazzo e arriva a 84, 9 punti crescita anche per lui, buoni comunque questi 9 punti crescita. È bassettino ragazzi, 1,66 di altezza per lui e 65 di chili di peso, veramente poco, una piuma questo ragazzo, mancino, 3 di abilità, 3 di piede debole che per un mancino diciamo sempre che sono buoni, 12 milioni e 500 mila euro come valore e 29.500 euro come stipendio settimanale, non sono pochi non sono pochi assolutamente. E le statistiche diciamo che sono dalla sua, perché comunque 71 di accelerazione, 70 di velocità scatto per un trequartista puro, perché lui non può fare altri ruoli a quanto dice FIFA, sono ottimi, 81 di agilità, 82 di equilibrio, 77 di visione, questo fa vedere che è veramente un trequartista che ha gli occhi anche dietro, 76 di controllo palla, 79 dribbling, una buona finalizzazione, una potenza tiro 84, tiro dalla distanza 82, ragazzi lui è vero magari fa fatica ad andare a colpire di testa, magari con la forza, anche se ha un 65, con la palla tra i piedi, togliela te a questo qua, grandissimo giocatore che ha l'arma segreta, il tiro da fuori. Penultimo giocatore di questa top abbiamo Matias Areso, 17enne giovanissimo, 64 di overall per lui per arrivare a 85,
tantissimi punti di crescita per questo 17enne del club atletico River Plate. Attaccante o seconda punta all'evenienza, 4 mosse abilità, 3 i piedi deboli, non si scherza più, 1,75 per 76 kg, anche lui è bassettino, per adesso il più alto mi sembra sia il difensore centrale, quindi Arauco del Barcellona. Lui veramente costa pochissimo, 1,8 milioni come valore e soltanto 850 euro come stipendio settimanale. Pochissimo per Matias Arezzo. E guardiamo un po' le statistiche. Non è veloce, è vero, 76 di accelerazione, 64 velocità scatto, ma a me interessa più queste caratteristiche: 64 potenza tiro, 66 tiro dalla distanza, 63 dribbling e 65 finalizzazione. Ricordiamo che comunque è un 64, questi sono valori base e insomma trovatelo un altro con queste caratteristiche a 17 anni con questo valore, con questo valore. Ottimo Matias Arezzo. Ultimo giocatore di oggi, attaccante anche lui, finalmente uno alto, 1,87 per 80 kg, Darwin Núñez. 21 anni, quindi anche per lui al limite dell'età per un talento, su FIFA almeno, 72 di overall di base per arrivare a 82. 10 punti crescita interessanti, 3 mosse abilità, 3 piede debole. Appunto 1,87 per 80 kg, vale 5 milioni e 500 mila euro e chiede uno stipendio settimanale di 7.900, comunque gioca nel Benfica, quindi acquista un valore aggiunto. Come possiamo vedere è comunque un attaccante puro, ma che si dà molto da fare. Livello intensità attacco alta ed è molto buono, e livello intensità difensiva alta anche questo, quindi un giocatore che non è che lo metti lì davanti e se gli arriva la palla bene se no se ne frega, ma è un giocatore anche che pressa, che aiuta la squadra anche in fase difensiva. Infatti 82 accelerazioni, 79 velocità scatto, agilità 76, resistenza 74 e forza 79, per questo riesce a essere più continuo anche nel pressing durante la partita, 75 di potenza tiro, 75 di finalizzazione, 72 di dribbling, quindi non è soltanto uno che mette giù la testa e corre, ma è anche uno che se gli arriva la palla davanti alla porta fa gol. Quindi secondo me Darwin Núñez è un giocatore completo. Una punta di 1,87 per 80 kg, quindi anche dal punto di vista di presenza fisica è molto importante ed è assolutamente un fattore anche sulle palle inattive e anche se gli metti la palla lì davanti alla porta fa gol, quindi assolutamente molto interessante Darwin Núñez. Ma comunque ragazzi, siamo arrivati alla fine anche di questo episodio dell'Uruguay. Commentate di quale altra nazione vorreste vedere la top migliori talenti. Lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale e seguiteci anche su Instagram, ragazzi, che siamo quasi a 30.000, attivate la campanella e noi ci sentiamo al prossimo video. Ciao ragazzi!